Il liceo delle scienze applicate è un liceo scientifico nel quale sono state potenziate quattro materie: informatica, fisica, chimica e biologia. Da noi il potenziamento ha un duplice aspetto. Che cosa significa? Da una parte queste materie vengono insegnate da dei docenti che sono specifici per la materia stessa. Cosa voglio dire? L'informatica, la fisica non vengono insegnate dall'insegnante che insegna anche matematica, ma sono delle materie a sé stanti, con degli insegnanti specializzati che portano le loro competenze a servizio dei ragazzi dal primo al quinto anno. Quindi uno degli aspetti fondamentali è appunto la specificità dei nostri docenti. Dall'altra parte, il fiore all'occhiello del nostro liceo scientifico è dove viene collocato, cioè il liceo scientifico è collocato all'interno dell'istituto tecnico, quindi ha a disposizione tutti gli spazi, i laboratori caratteristici di un tecnico. Perciò noi abbiamo due laboratori di informatica con computer all'avanguardia, abbiamo a disposizione ben quattro laboratori tra biologia, chimica e microbiologia, un laboratorio di fisica. E in tutti questi spazi i ragazzi possono andare a lavorare in maniera autonoma. Che cosa vuol dire? Che quando il ragazzo entra in laboratorio non soltanto va ad applicare la teoria che studia prima in classe con i docenti, ma contemporaneamente si ritrova a sviluppare un lavoro autonomamente, a dover pianificare, organizzare e contemporaneamente collaborare con gli altri studenti in caso si richieda di fare dei lavori a gruppo. Un valore aggiunto rispetto a tutte le altre scuole, perché affianchiamo appunto la formazione liceale a una formazione pratica che poi sarà spendibile. È spendibile all'università perché chiaramente i ragazzi sanno già pianificare qualsiasi tipo di lavoro e di laboratorio che gli venga proposto, ma è spendibile anche nel mondo del lavoro. In questo liceo viene data importanza anche alla parte umanistica. Infatti, in terza e in quarta, viene potenziata la filosofia e si fa filosofia delle scienze, e quindi un'ora in più per fare anche questo aspetto della filosofia. Inoltre, in prima e in seconda, i ragazzi possono scegliere se fare diritto o latino. E quindi hanno anche l'opportunità di studiare una materia come il latino e di arrivare a saper tradurre in un liceo delle scienze applicate, cosa che è unica nel suo essere. Le attività che vengono svolte abbiamo lo studio delle varie cellule, lo studio dei batteri e questo lo possiamo fare grazie a vari microscopi. I microscopi solitamente sono collegati a un computer e questo ci permette anche di fermare le immagini e poi parlarne e rielaborarne in classe. E questa è un'attività che viene fatta solitamente tra il secondo e il terzo anno di liceo. Mentre qui abbiamo chiaramente lezione, qui viene fatta la lezione di anatomia, perché in quarta i ragazzi invece studiano il corpo umano, quindi anche una preparazione per chi volesse andare in qualche facoltà medica, sicuramente c'è una preparazione di base, quindi imparano a montarlo, a smontarlo, oltre che a fare dei vetrini dei tessuti e poi riguardarli sempre al microscopio. Per quanto riguarda la parte invece di chimica, questa viene fatta dal primo al quinto anno. In prima e in seconda viene fatta una parte della chimica inorganica. Quindi, ad esempio, in questo caso i ragazzi hanno creato un cristallo. Questo è un cristallo di solfato di rame. E quindi imparano alcune tecniche tipo la cristallizzazione, vanno a trovare vari tipi di sostanze, solitamente la chimica è molto colorata e di conseguenza vanno diciamo, a fare la parte inorganica della chimica, mentre negli anni a seguire faranno la parte di chimica organica, quindi studieranno le biomolecole, i carboidrati, le proteine. Quelli che sono i lipidi, che poi andranno nella classe quinta a invece diciamo studiare da un altro punto di vista, quindi studieranno tutti i metabolismi. E in quinta si studiano anche le biotecnologie, tipo il vaccino della Pfizer, il vaccino dell'AstraZeneca, sono tutti prodotti delle biotecnologie. I nostri ragazzi hanno la capacità di capire come questi funzionano, non certo di farli, però sicuramente di capirli, e quindi questo è per farvi un attimo capire quello che si sta facendo
in quarta e in quinta. Prima e in seconda si utilizza un laboratorio diverso, che è un laboratorio dove abbiamo delle cappe che ci permettono di lavorare in grande sicurezza, perché i ragazzi ancora non sono particolarmente bravi, diciamo, a mantenere tutte le regole indispensabili, e quindi noi solitamente abbassiamo le cappe e lavorano autonomamente ognuno nella propria postazione. Quello che noi offriamo è una competenza a tutto tondo. Il ragazzo quando esce da noi avrà avuto delle esperienze anche con il mondo del lavoro e con il mondo universitario. E su questo ci teniamo molto a sottolineare il nostro grande lavoro per i percorsi di alternanza e di orientamento, percorsi che noi facciamo in collaborazione con tante istituzioni del territorio, dalla ASL al Museo Minerario, all'Università di Siena, alle aziende che lavorano nel territorio. Ad esempio, per quanto riguarda l'Università di Siena, già abbiamo iniziato quest'anno a fare 6 incontri. Attraverso lezioni magistrali siamo andati a studiare insieme appunto ai docenti dell'università vari aspetti. Considerate che hanno parlato di epidemiologia e quindi della pandemia in corso, hanno parlato di farmaci antivirali e i nostri ragazzi erano capaci, di seguire la lezione proprio per le loro competenze. Però hanno anche affrontato argomenti come Galileo o come argomenti di arte, e questo è importante perché comunque quando termineranno il loro percorso vogliamo che i nostri ragazzi possano fare una scelta consapevole. Inoltre, a partire dalla classe quarta, perché l'alternanza inizia in terza, ma dalla classe quarta noi chiediamo ai ragazzi quelle che sono le proprie attitudini, quelle che sono le materie alle quali si sentono un pochino più portati, per cercare di trovare delle aziende dove poterli inserire e fare quindi un'esperienza per verificare questo tipo appunto di attitudine e vedere se poi negli anni a seguire sarà la loro scelta formativa. Un altro fattore molto importante sono le certificazioni, sia linguistiche che informatiche, che i nostri ragazzi del liceo ottengono. Infatti i ragazzi solitamente scelgono di avere la certificazione linguistica, il PET e il FIRST, e l'ICDL. L'ICDL è la patente informatica per il computer e la nostra scuola è accreditata per fare addirittura l'esame ICDL. Quindi il nostro insegnante di informatica organizza corsi pomeridiani, così i nostri ragazzi possono partecipare ai corsi, prendere la patente e nel momento stesso in cui si troveranno all'università potranno diciamo, evitare di fare alcuni esami. Ma se decideranno di andare a lavorare direttamente, molte aziende apprezzeranno sicuramente questa capacità. Quindi un liceo che secondo me è molto attuale, soprattutto in questo periodo, perché l'informatica abbiamo visto che è indispensabile. È indispensabile per il negozio, è indispensabile per la didattica, è indispensabile per lo smart working e contemporaneamente è attuale anche perché la preparazione scientifica che i nostri ragazzi hanno gli permette di fare anche delle scelte consapevoli. Pensiamo oggi alla pandemia e a quante cose si dicono, si leggono. Ecco, avere una preparazione che ci permette di affrontare anche problemi reali, credo che in questo momento sia veramente una grande occasione.